Ben trovati dal Mauro Vangelis, dopo una lunga assenza causata da, credo, problemi tecnici e anche pigrizia, legata, diciamo, al non utilizzo per YouTube dei miei apparecchi mobili, sia cellulare che computer. Adesso faccio un esperimento invece su YouTube. È uscita, come potete vedere qui, la top 20 character election del caro Naraku, che a questo punto è una bella classifica, è una classifica interessantissima da seguire anche per i PG che ha messo. E in questa prima parte dell'analisi, della preview, vi dirò un po' che ne penso, dato che il meta è cambiato tantissimo e ci sono molte cose da dire. Allora, innanzitutto, Naraku per i personaggi AGL ha scelto davvero dei bei elementi, 8 elementi. Interessante la scelta di Rose AGL pure. Ricordiamoci che gli AGL hanno comunque un po' di leader sparsi qua e là. Nel discorso Rainbow c'è il leader del nuovo Super Goku AGL, c'è il primo leader Extreme Black, abbiamo due class leader, anzi tre, Tapion, Vegeta Blue Evolution e Tarless, i due Neo God leader Vegeta Super Saiyan 4 e Super C17 e Leza Goku Super Saiyan 3. Tutti i colori vedremo che hanno messo Yeza. Chi è che manca? Mancano semplicemente il God Leader, Vegeta GL, ormai uscito da qualsiasi prospettiva di gioco futura, è presente. Manca il Semigod, ovviamente Goku Blue Kaioken, mai utilizzato da nessuno. E i PG migliori, a mio avviso, di questa fascia di AGL sono indubbiamente i due Vegeta, Vegeta Blue Evolution e Vegeta Super Saiyan 4, e soprattutto il signor Tarless, che insomma sappiamo tutti la sua utilità enorme nel gioco. Tarless sarà nella top 5 sicuramente, Goku probabilmente sarà tra Yeza nella top 2, credo, massimo 3, o sarà il migliore. Il nuovo Goku invece sinceramente mi sembra una ciofeca, assieme anche al nuovo Freezer, sono carte che, sebbene abbiano meccaniche anche carine, non mi piacciono. Oppure mi piacciono, ma sono di basso livello, secondo me. Super C17 invece è una carta che apprezzo molto. Quindi diciamo 4-5 PG AGL. Sui tech, veramente una grande soddisfazione, da C16, personaggio migliore in difesa del gioco, se vogliamo, se ben costruito. Goku Super Saiyan 4 Full Power, ottima carta, riesce a reggere un po' il distacco fra Goku Super Saiyan 4 STR e Vegeta 4, riesce a recuperare un po' di terreno, diciamo. Vegeta Blue Tech, c'è la WTT Free, un'ottima carta. Gogeta Super Saiyan 4, Goku 3 Angel, Freezer Tech, Broly Super Saiyan 3 e Seleza. Anche qua non esiste il God Leader ed è strano perché Gotenks spesso è utilizzato, e il Semigod che si usa solo i movie bosses praticamente, Golden Freezer Tech, e ogni tanto il Resurrected. Qui potrebbero entrare quasi tutti, fatta eccezione per Goku Terzo Angel e Freezer, nonostante io sono comunque un estimatore di Goku Terzo Angel, non è una carta che mi dispiace, ed escluso anche il Full Power, Goku Super Saiyan 4 Full Power. Credo che qui possano, diciamo, quagliare Broly Terzo, Vegeta Blue e Gogeta, ovviamente, Leza di Cell, che al momento è uno dei miei Leza preferiti, e anche C16 che vediamo molto in alto. Per gli Int anche qui è stato scelto un Eza, Gohan Ultimate, che non comparirà da nessuna parte perché a mio avviso fa schifo. Poi c'è Bardock Super Saiyan 3, che è il miglior PG del gioco della scorsa chart. Gogeta Int potrebbe addirittura essere superato da Kid Buu come ora, perché vedendo quello che può fare Kid Buu con i suoi boost addizionali d'attacco, alla fine poco me ne importa di un 120% di Gogeta più la super efficacia di attacchi, il buon 240 a prescindere, se andate a sommare i boost. E per come è costruito, si gioca in vari team, attenzione a Kid Buu perché potrebbe risalire non poco. Golden Freezer Angel lo ammiro moltissimo. Abbiamo dimenticato di parlare del fatto che ci sono anche le LR free to play in questa classifica, e ci sono Metal Cooler e Goku Sandokan, oppure Goku Sun Wukong LR, entrambe ottime carte. Goku Sun Wukong forse anche lui entrerà nella top 5 per
per essere forse il miglior supporto in assoluto del gioco, o comunque il miglior supporto super. Goku Ultra Instinct anche lui messo bene, la maggior parte dei PG comunque sarà int. Per gli STR praticamente ridiamo per non piangere, Jiren è fatto malissimo, Ultimate Gohan fa schifo, Goku Super Saiyan 4 non mi è piaciuto, Vege Blu ottima carta, ma ci sono altri Vege Blu, penso che già il fisico lo superi, che vedremo dopo. Rage Vegeta, grandissima carta, Freezer STR buono, C21 anche, Rosé straordinario, Janemba mi piace molto, Broly Eza, rimpiazzo di BLR fatto male, quasi salvano solo Rageta, Rosé e Janemba. Andiamo sui fisici, Goku Kaioken. Non capisco perché cazzo ci sta Goku Kaioken. Cioè, PG che non raggiungerà mai quei picchi. Comunque, Goku Kaioken. Kefla, PG con una delle passive forse più barate del gioco, che chiaramente non serve a nulla perché gli hanno dato statistiche basse, altrimenti spaccava tutto. Kefla però mi piace perché io lo utilizzo assieme a Gohan LR nel team Full Power, perché è un ottimo Orb Manipulator appunto per sostenere Gohan LR. È interessante questo parallelismo Trunks Rage, Int, Kefla, cioè Trunks Rage nel Super Int, Kefla nel Team Class invece. Kefla è interessante per il supporto. C17 è una delle mie carte preferite in assoluto, avevo visto pure il colore. Future Gohan non fatemi ridere, fa schifo. Veget Fisico, grandissima carta, è una delle poche carte che mi mancano nel gioco. Goten Super Saiyan 3, completamente rivalutato, un PG che rimane sempre su alti livelli. E poi devo dire che tutto il quintetto finale spacca davvero molto. Veget Blu Fisico, che da ability alta fa cose straordinarie. Omega Shenron, uno dei miei class leader preferiti. Cooler, il Neo God Leader forse migliore, il più equilibrato, anche se il più forte per me è Vegeta, anche per motivi di statistiche, oltre che di una passiva veramente forte. Cooler forse è un po' perso perché i suoi additional non sono così incisivi come quelli di Omega. Kid Buu avrà persino Leza ad ottobre, penso che uscirà anche un Kid Buu LR Extreme Tech. Questo è un PG da tenere sott'occhio, e Freezer penso che si contenda il podio con Goku Super Saiyan 3 come miglioreza. Quindi in conclusione c'è un bel po' di roba nuova, effettivamente, però la chart è più che buona secondo me. Ci può stare, vi dico subito gli esclusi, vi dico per ora semplicemente due esclusi per ogni colore, così togliamo subito 10 PG, sicuramente non vedremo Tapion e Rosé AGL. No, sai, Rosé è un buon supporto per la AGL. Per il Tech non vedremo Freezer Tech e Goku Super Saiyan 3 Tech Angel. Per gli Int non vedremo Ultimate Gohan e io mi butto di Gogeta. Per gli STR non ho parole, cioè C21 Ultimate Gohan senza dubbio. Per i fisici Goku Kaioken e Future Gohan, fin qua ci arriviamo tutti. Nella seconda parte cercherò di predire gli altri PG esclusi e di dirvi proprio i 20 titolari di questa classifica. Dopodiché non prevedo la classifica vera e propria, non la prevedo perché sarà semplicemente compito di Naraku e del suo team, però vi dirò comunque un po' la mia, vi dirò qual è il miglior PG AGL per me, qual è il miglior tech, insomma parleremo di questo. A dopo.